Ogni paese aveva almeno un forno, dove tutte le famiglie andavano a cuocere il pane, portando anche la legna da ardere. Si facevano dei segni diversi, incidendo il pane con una lametta. Questo veniva fatto soprattutto per poterlo riconoscere e, senza saperlo, si favoriva una lievitazione corretta. Cibo così prezioso non poteva che essere avvolto in teli bianchi. Così la fragranza del pane appena sfornato si confondeva con il profumo di Lissia. Il pane era fatto per essere conservato a lungo e consumato solo nelle occasioni importanti, come per esempio l'arrivo di un altro Tosatel. Sono qua col bro! Ma che mi ingabberia, che fa con tutti questi cosi, che piace tutto il prindol. Allora prima di tutti, Anna, gli inquatti che dove porta sul Gian de Bro, su alla partoriente a Tomaria, con la reta che era appena che non fa un bel pupo poi. Messo infatti nel buon brodo de pita vecia, era una sopa nutriente e sostanziosa, par tirar su una mamma dopo la fatica del parto. Ne approfittava così anche tutta la famiglia, e almeno per una volta si poteva fare a meno della polenta. Forte su a Maria. Grazie, ringraziamo il Signore che ne può mangiare anche a noi. Un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo. In nome di Dio. Anche a noi viene qualcosa da disnare. Ma oggi il tempo e il progresso hanno cambiato le abitudini.
e anche noi non siamo più le sope da pulire.